te, buon lavoro. Ciao. Ciao, sono Elena. Continua il nostro viaggio alla scoperta del caffè. Da pianta a fiore e frutto, ora chicco verde, ha intrapreso il lungo percorso che lo porta in tutto il mondo. Insieme scopriremo le grandi trasformazioni del caffè nei paesi consumatori. Qui infatti vive una fase della sua esistenza molto diversa. Viene prima miscelato, tostato e confezionato e poi trasformato per l'ultima volta nella bevanda, anzi nelle bevande che i suoi estimatori desiderano. Come quelli che li hanno preceduti, ognuno di questi passaggi è fondamentale. Un solo errore e la tazzina risulterà compromessa. Giunto finalmente a destinazione, il chicco verde entra per la prima volta nelle torrefazioni. Per arrivare alla tazzina ci vogliono più di 310 controlli per garantire l'assoluta qualità. Attraverso il controllo della filiera all'origine, il Dicaffè seleziona i migliori caffè arabica prima dell'acquisto e li controlla dopo l'acquisto e prima dell'imbarco. I lotti di caffè selezionati per la loro qualità arrivano a Trieste. Li attende un'ulteriore analisi scrupolosa, che viene eseguita dagli esperti con attrezzature dotate di tecnologie avanzate. Al cuore di questo processo di analisi e controllo ci sono i degustatori, veri custodi della costanza qualitativa del caffè Iti. Dopo queste selezioni, i chicchi possono essere miscelati. Mescolare caffè di origini diverse serve a creare un gusto perfettamente equilibrato e costante. Il blend Illy nasce proprio così, con 9 ingredienti di arabica accuratamente scelti, che vengono combinati modulandone costantemente le quantità, perché insieme diano vita al gusto inconfondibile di sempre. Il blend viene miscelato prima di essere tostato. Solo in questo modo, infatti, è possibile ottenere un risultato costante. È dentro la macchina tostatrice che il caffè attraversa la più radicale delle sue trasformazioni. Qui la sua composizione chimica e il suo aspetto cambiano per sempre e i chicchi acquisiscono le caratteristiche aromatiche finali. Il colore passa da verde a marrone scuro e la consistenza diventa molto friabile. Mentre il volume aumenta fino al 60%, il peso cala del 18-20%. Un processo di tostatura ideale, graduale e uniforme, permette al caffè di sviluppare moltissimi composti responsabili dell'aroma. Se il chicco verde ne ha circa 300, quelli del chicco tostato arrivano addirittura a 1000. La macinatura è l'operazione grazie alla quale i chicchi diventano la polvere con cui si preparano tutte le bevande a base di caffè. Tecnicamente il suo scopo è quello di ampliare la superficie di caffè con cui l'acqua entra in contatto, in modo che questa possa estrarre la maggior quantità possibile di sostanze aromatiche gradevoli. Una volta tostato, e ancora di più se è stato macinato, il caffè perde velocemente i suoi aromi. Ma esiste un metodo speciale per preservarli. Scopriamo con Marino qual è. Non solo speciale, un metodo peculiare, direi, di corroborare i nostri valorosi aromi. La pressurizzazione, così si chiama, è il confezionamento in presenza di un gas inerte. Fu l'intuizione del fondatore di Illy Caffè, parliamo di 80 anni fa e più. Egli pensò di insufflare dell'azoto, cioè un gas inerte, all'interno di un barattolo che realizzò in solido acciaio. In tal modo proteggeva il caffè dal contatto con l'ossigeno atmosferico. Ora, l'ossigeno è per noi un gas prezioso, ci permette di respirare, ma per il caffè è il peggior nemico, quello che ne causa in breve tempo il deterioramento. Sorprendentemente, la pressione che si sviluppava nel corso delle settimane nel barattolo si rivelò a Francesco Illy non solo protettrice, ma addirittura esaltatrice della forza aromatica del caffè. Una specie di stagionatura. Per il chicco di caffè tostato è arrivato il momento di affrontare l'ultimo passaggio importante della sua vita, quello che lo trasformerà in bevanda. La tazzina così tanto amata al mondo nasce a partire da due soli ingredienti, acqua e caffè, e da due tecniche di preparazioni principali, percolazione e infusione. Il metodo di preparazione del caffè più diffuso al mondo è quello che sfrutta la percolazione. L'acqua calda passa con una certa pressione attraverso uno strato di caffè e ne estrae aromi e proprietà.
Sono principalmente tre le bevande che si preparano per percolazione: espresso, mocha e caffè filtrati. Quella dell'espresso è la tecnica che valorizza al meglio le caratteristiche dei chicchi di caffè, garantendo la massima concentrazione, un ampio spettro aromatico e un lungo retrogusto. Utilizza una pressione esterna piuttosto intensa. La mocha è il sistema di preparazione per eccellenza nelle case italiane. Usa la tecnica della percolazione, sfruttando la spinta prodotta dal vapore creato dall'acqua all'interno della caldaia. La bevanda a cui dà vita ha un corpo di livello intermedio, una dolcezza inferiore rispetto a quella dell'espresso, note di cioccolato e leggere note affumicate. I caffè filtrati, invece, si servono della forza di gravità. L'acqua calda passa dall'alto verso il basso per un filtro. La bevanda che ne esce è dolce e profumata, caratterizzata da un corpo leggero. L'infusione è il metodo di preparazione più antico. Simile alla tecnica di preparazione del tè, prevede che la polvere di caffè rilasci le sue sostanze grazie a un contatto più o meno prolungato con l'acqua calda. La bevanda che si ottiene poi può essere filtrata. Sono principalmente due le bevande che si preparano per infusione: French press e caffè orientale. Il caffè orientale sfrutta il metodo a infusione, risale ai giorni dell'impero ottomano. Viene preparato con il cezve o i brick, il tipico bricco in ottone o in rame a forma di tronco di cono con un lungo manico, dove la polvere viene messa in infusione. Qui non avviene la separazione, ma la polvere viene fatta sedimentare sul fondo e alcune particelle rimangono all'interno della bevanda. Proprio per questo motivo la concentrazione di caffeina è più elevata rispetto ad altre preparazioni. Anche il French press si prepara per infusione in un'apposita brocca con stantuffo. Sul fondo del recipiente si mette la polvere di caffè, poi si versa dell'acqua calda e dopo qualche istante si filtra la bevanda. Il caffè che si ottiene è un caffè particolarmente dolce con delle note di pan tostato. Si conclude qui il nostro viaggio. Dalla pianta alla tazzina, da un lontano campo tropicale fino ad arrivare al nostro palato, abbiamo insieme scoperto il percorso lungo e avventuroso che compie il caffè. E siamo ora pronti per degustarne gli aromi e i sapori.